del mondiale. Questo ti sta rubando il decimo mondiale. Questo qui che non c'entra niente. Il mondiale non è suo, è di un altro. Cerca di rubartelo a favore di un altro. Cioè, voglio dirti, è evidente che Valentino ha perso la testa, lo sa anche lui che era meglio che, no, che quella manovra lì non l'avesse fatta. L'ha anche detto. L'ha detto che l'ha portato fuori. E poi soprattutto è stato sfortunato Valentino, e lì sono d'accordo con lui, è stato sfortunato che Marquez è caduto. Perché Valentino di sicuro non voleva far cadere Marquez. Certo, il casino è venuto solo dirgli togliti dalle scatole, no, che io ho bisogno di fare la mia gara, il mio mondiale. Una discussione tra automobilisti. Tra l'altro, io ieri mi sono rivisto due volte la gara dell'Australia, perché poi dopo le dichiarazioni di Valentino io ero d'accordo con lui. Ero scettico, ma io quando ho visto la gara dell'altra volta io pensavo che lui avesse perso di lucidità. Continua a superare Marquez, che se lo lascia davanti va a prendere Lorenzo e lo porta dietro. Invece era vero, io con i tempi alla mano e mi sono guardato la gara due volte, giro per giro, Marquez andava piano, rallentava quando era davanti, non quando era dietro. Quando era davanti. Voi dite una cosa, Marquez, adesso sentiamo Lorenzo. Voi dite Marquez è stato letteralmente un bastardo. Ti dirò di più. È anche sospetto, secondo me, è anche sospetto l'ultimo giro di Lorenzo, perché rallentare di mezzo secondo dopo dopo nove giri che giro in un tempo, fare l'ultimo giro guarda caso mezzo secondo più lento e facilitare così l'avvicinamento di Marquez e di sorpasso, non vorrei che si fossero parlati prima. Con quei 5 punti in più a questo punto era meno 2 Lorenzo. No, va bene, ok, però se si sono parlati, Marquez là aveva una superiorità nelle prove che era imbattibile. Cioè, voi dite, noi l'abbiamo intitolato asse spagnolo, ci sono messi d'accordo. Io non dico loro che sono d'accordo, io dico che è verosimile, riguardando la gara, che fossero d'accordo. Dico solo che è verosimile, non so io se erano d'accordo. Allora, ti è mai capitato?